Questo programma è prodotto in collaborazione con... Ogni promessa è debito, amici di Billiard School, gli avevamo chiesto di tornarci a trovare, lui aveva accettato e infatti si sta scaldando sul nostro biliardo il grande Crocifisso Maggio che dopo averci deliziato con le sue esecuzioni di filotto, oggi ci insegnerà come si tirano le principali posizioni del giro. Alcuni sono giri per tutti, altri giri per giocatori un po' più esperti. E allora andiamo sul biliardo in compagnia del nostro grande campione. Si dice, Gianluca, che il giocatore che gioca bene i giri è già dotato di natura ed è un giocatore temibile e pericoloso. In effetti, gran parte è verità. A differenza di strisci, gironi, sette sponde, sulle tre sponde il giro è molto importante la forza. Allora, biglia piena, ore 6, sempre il famoso orologio, destra ore 5, sinistra ore 7. Noi in questo caso teniamo un giro leggermente sul largo, quindi lo dobbiamo chiudere con un pelo di taglio a destra su biglia piena e, come si dice in gergo, dobbiamo cercare di fare inzuccare la gialla. Sembra difficile, però l'inzuccamento di qualsiasi biglia, come tu ben sai, viene quando si gioca a colpo in pancia e si spinge il braccio come se fosse un colpo in testa. Questo è un tiro che va tirato a ingaruffare. Essendo che sta sullo stretto la biglia, quell'ingaruffamento ci richiede, diciamo, la forza giusta per allargare l'avversa, perché essendo che si trova un pelino sullo stretto, quindi la forza, no, sul biliardo nuovo allarga le traiettorie. Però attenzione, allarga le traiettorie se eseguite bene con il braccio, perché se noi stoppiamo il braccio sulla biglia, quella si chiude. Se noi allunghiamo leggermente la traiettoria sulla biglia, il pattinamento della nostra è diverso e quindi l'aiuta ad aprire. Se vogliamo toglierci qualche soddisfazione in più per vedere un disegno un po' particolare, non facciamo altro che allungare la traiettoria. Un giro di mezzo colpo super rallentato, tipo praticamente a parificare la corsa sulle lunghe, solamente che noi gli diamo il taglio alla nostra per andare sulla lunga opposta.
Questo giro c'ha due modi di giocarlo: o ammortizzato per andare in buca con la nostra, oppure a ingaruffare, visto che il biliardo nuovo ce lo permette ancora questo tiro. La nostra sempre ammortizzata, però un po' più veloce, fa lunga centro, l'avversa passa per i birilli e ingaruffa il centro. Occhio alla forza, non necessita tanta forza questo tiro. Questo è un giro che si gioca al colpo in testa, leggero taglio verso destra, la mia destra, e porzione di biglia o reset. Quando si gioca al colpo in testa ed andare avanti con la stecca sbanda. Sbanda che in che senso? Che noi tagliamo a destra e la biglia parte verso sinistra. Di conseguenza gran parte di questi tiri li fanno tutti larghi. Poi nel correggere, che succede? Si bloccano con il braccio. La biglia, al posto di sbandare, gira e stanno sullo stretto. Allora, la porzione di biglia da mirare su questi tiri è ore 6. Lo sbando, calcolato alla perfezione con l'effetto, ti farà prendere la biglia esattamente a ore 7 dove ti serve. A differenza, diciamo, di quello che stavamo giocando prima di andare avanti, no? Sempre calcolando lo sbando, che ci permette di prendere la biglia dove vogliamo noi, li facciamo alla nostra, lunga, lunga, e l'avversa cercare di fare il castello e con una forza per ingaruffare. Il metodo praticamente è sempre quello. Si mira a palla piena, anche se sta sullo strettissimo. Naturalmente spingendo un po' di più la stecca, tagliando leggermente un po' di più, si crea quello sbando che noi dovremmo prendere la biglia dove ci serve. Questo sul panno nuovo, un panno battuto, e comunque dipende molto dal braccio, no? Il fatto dello sbando. Mi imposto su biglia piena, come vedete, tutto taglio e spingo la stecca in avanti, così. Questo Gianluca è un po', diciamo, un tre sponde un po' particolare, perché ci serve soprattutto quando dobbiamo rimontare una partita. Una tolleranza zero di errore. Se questo tiro noi ci alleniamo, non sembra tanto difficile per come sono impostate le biglie. Questo è un tre sponde di misura. Questo è un colpo trattenuto, tanto taglio, le biglie devono viaggiare tutte e due di taglio, sia la gialla che la bianca. La gialla fa tre sponde, la bianca tre sponde larghe e arriva sul pallino, la bianca fa tre sponde e arriverà nel centro del biliardo. Quindi si può ottenere massimo punteggio con massima difesa. Questo è un colpo di ritorno, un retro talmente piano che le biglie sembrano che si accarezzino, così, anche mettendosi a fianco al biliardo. E anche questa puntata è arrivata al termine. Crocefisso ci ha fatto vedere quali sono i segreti in alcune posizioni di giri
Alcuni semplici, alcuni invece un po' complicati, ma sicuramente è stato chiaro nello spiegarci come con l'allenamento e con la dedizione e cercando di capire anche i giocatori non stratosferici come Crocifisso Maggio possono arrivare a fare questi tiri. Allora, io ti ringrazio ancora una volta, Crocifisso, ti rinnovo l'appuntamento a venire davanti alle nostre telecamere. Vabbè, ringrazio soprattutto Giuseppe per te che ho passato, diciamo, 2 o 3 pomeriggi all'insegna del biliardo, dello scambio di opinioni. Anche per me ogni tanto confrontarmi, anche se qualcuno ha da obiettarmi qualcosa, mi farebbe pure piacere a me, visto e considerato che quando si parla di biliardo sono stati sempre pochi quelli che hanno obiettato quello che ho detto io. Però qualche scambio di opinioni mi fa molto piacere. Infatti ha fatto soprattutto piacere a me ascoltare le teorie di Crocifisso, che spero anche a voi potranno servire. Io non ho che da ringraziarvi e da rinviarvi alla prossima puntata di Billiard School.